Se la ride con Monica Bergamelli, ovviamente soddisfatta per questa sua prestazione alla trave, mentre si prepara ad affrontare il primo salto al volteggio il curbano Manrique Lardouet. Da più di un anno si allena alla ginnastica Civitavecchia, preso parte a questi campionati assoluti in sovrannumero. Allacciate le cinture, che ora si vola. Tommaso Brugnani. Esatto, sotto lo sguardo attento di Tommaso Brugnani. Sì, prima facevano un riscaldamento insieme, era una bellissima immagine. Dragulescu infinito, un Dragulescu immenso. È andato in cielo. Ha cambiato due lampadine e poi è atterrato. Mamma mia. Ha finito la doppia rotazione, aveva ancora un metro sopra la linea della tavola. Un salto incredibile. Beh, un ginnasta che ha una qualità, una storia, una tecnica assolutamente sopra la media. Ieri Carlo Macchini l'ha definito un alieno. Sì, come anche lo stesso Carlo ci spiegava quanto sia stimolante e quanto ti possa arricchire gareggiare e confrontarti anche in campo nazionale con ginnasti di questo valore infinito. Beh sì, Ilaria ce lo potrà confermare, lei che le pedane quelle vere le ha calcate. 14-8. Nulla da dire, un salto che parte da 5-6, perso 8 decimi, punteggio giustissimo, mi trovo assolutamente d'accordo, forse anche qualcosa in meno poteva perdere come penalità, perché era veramente c'era un'ampiezza davvero impressionante, non che questo porti a togliere delle penalità. Tommaso lo guarda incantato. Beh, è giusto che sia così. Ieri aveva fatto due avvitamenti e mezzo e non aveva fatto un buon salto, perché aveva tagliato un po' la linea della verticale. Vediamo oggi, lui lo sa eseguire alla perfezione. Forza Manrique. Eccolo qua, è arrivato esattamente sul bordo del tappeto, che è una cosa fastidiosissima, pericolosa, puoi inciampare, sì, ti puoi far male. È stato bravo perché era leggermente sbilanciato dietro, invece ha aspettato che l'energia rimanente lo portasse in avanti. Molto bene, gambe serrate, bravo, brava battaglia, appena scesa dalla trave esultavano entrambe come avessero segnato un gol al 90° campionato.